presumo proprio che non riusciremo a fare altri 17 gli attacchi, la vedo molto dura. Ma come dicevo questa mattina, vi invito veramente nelle vostre case a meditare questo brano e a concludere quello che noi non riusciremo a concludere questo pomeriggio. Mi ha fatto anche molto piacere qui, do un elogio ai giovani, di sentire un canto di Steve Green. Steve Green il canto, almeno la melodia, non so se le parole sono state cambiate, è un canto che mi piaceva molto, l'avevo sentito in audio cassetta tanti anni fa in inglese e mi ha fatto piacere di sentirlo in italiano. È un cantante che mi piace molto e quindi ringrazio anche di questo canto che è stato cantato. Ci siamo fermati questa mattina sul quinto attacco che Satana e i suoi emissari, ovvero tutti coloro che sono sotto le sue grinfie, lanciano alla Chiesa del Signore, che è appunto questa cattiva influenza della ribellione dei figli nei confronti dei genitori. E ci tengo però a precisare due pensieri sbagliati che ci sono in merito, soprattutto nei confronti dei genitori, perché dobbiamo anche essere obiettivi. Questa mattina abbiamo detto che la ribellione di un figlio può essere provocato da una concausa di una mancanza di educazione da parte dei genitori. Ma ci sono anche due pensieri che aleggiano e che io personalmente ritengo erranti, ritengo sbagliati, e li voglio porre davanti. Un primo pensiero è che se un genitore svolge tutto il suo compito come Dio comanda, sicuramente i propri figli arriveranno alla conversione. Non è così. Purtroppo non succede così. La conversione è e rimarrà sempre una scelta personale dei figli. Vi voglio porre un esempio biblico che è molto molto alla mano, è molto semplice da capire. Vi ricordate del profeta Samuele? Il profeta Samuele è stato un uomo di Dio straordinario, che Dio ha potenziato ed è stato un profeta rispettato da tutto il popolo, fino ad un certo punto. Ma quando quando Samuele ormai era diventato vecchio e pertanto doveva lasciare il ministero, il suo servizio ai propri figli, che cosa disse il popolo di Israele a Samuele? Purtroppo, Samuele, i tuoi figli non stanno seguendo le tue ordini. E Samuele ha voluto dire, così. E dubito fortemente che Samuele sia stato un cattivo padre. Questo significa che sia la conversione di un figlio, sia anche una potenziale ribellione nel futuro, può anche non essere causata da una mancanza di educazione da parte dei genitori. Io conosco diversi che hanno detto dai genitori, ad esempio uno o più figli, che hanno rivolto la stessa educazione a entrambi, però un figlio ha seguito le orme dei genitori e l'altro no. Allora, ovviamente non si può fare di ogni erba un fascio e dobbiamo anche precisare questi pensieri che purtroppo vengono anche insegnati in certi ambienti. Quindi non bisogna da una parte porre dei pesi ulteriori da parte di genitori che hanno svolto bene il loro compito, ma dall'altra parte i genitori sono chiamati a mettersi davanti al Signore e anche forse a mettere delle colpe che ci sono per quanto riguarda l'educazione. Sarà che qualcuno forse potrebbe dire: Andrea, tu parli bene della bambina piccola. È vero, la bambina piccola. E io prego veramente il Signore che non mi dia preoccupazioni nel futuro, non so come sarà. C'è questa registrazione, la mando su YouTube, quindi un giorno la farò vedere forse a mia figlia quando sarà più grande. Ma mi rendo conto veramente che il genitore, fare il genitore, come Dio comanda, da una parte è complicato, ma possiamo sempre contare sul genitore per eccellenza, che ci aiuta, che ci sostiene, che ci guida. Poi chiaramente i figli sono una creatura diversa da noi e prenderà le strade che ad un certo punto deciderà di prendere. Se io potessi dare la mia vita per la sicurezza della conversione di mia figlia, darei la mia vita.
ma sarebbe inutile. Non posso avere questa garanzia e nessuno la può dare. Io veramente prego, preghiamo insieme anche come Chiesa, tutte le Chiese locali devono pregare per i propri giovani, per i propri figli, affinché tutti quanti diano la loro vita al Signore. Vogliamo allora riprendere questo brano che abbiamo letto questa mattina, Seconda Timoteo 3.1. Siamo arrivati a, adesso vogliamo affrontare il sesto attacco, ma vogliamo prima rileggere tutto questo brano. Seconda Timoteo 3, capitolo 3, versetto 1. O sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà mentre ne hanno rinnegata la potenza, anche da costoro allontanati. Allora potete benissimo verificare che il sesto attacco qual è? L'ingratitudine. Che cos'è l'ingratitudine? Non dire grazie. Il fatto di non tenere conto del bene che altri fanno nei nostri confronti. La qual è uno dei primi insegnamenti o le prime lezioni che diamo ai nostri figli? Quando ad esempio, figlio piccolo, magari c'è un fratello, una sorella che dà una caramella, no? Tieni, che cos'è che subito il genitore dice al proprio figlio? Come si dice? Perché il bambino non ci pensa mica, no? Tanto tutto quello che lui vede sembra che gli appartenga, no? Sembra che gli è dovuto. Come si dice? Grazie, dicono i bambini. Perché? Perché è importante che fin dalla piccola età il bambino impari ad essere grato quando riceve un dono, qualunque esso sia, piccolo o grande. La mia domanda è, noi come credenti siamo sempre grati? Abbiamo imparato questa lezione veramente? Oppure siamo rimasti influenzati dal sistema mondo che tutto quello che gli altri fanno nei nostri confronti ci è dovuto e pertanto non siamo in debito nei loro confronti? È interessante quello che leggiamo nel libro dei Giudici, capitolo 8, versetti 34 e 35. Leggo io i testi per risparmiare un po' di tempo. I figli di Israele non si ricordarono del Signore, del loro Dio, che li aveva liberati dalle mani di tutti i nemici che li circondavano, e non dimostravano nessuna gratitudine alla casa di Jerubbaal, ossia di Gedeone, per tutto il bene che egli aveva fatto a Israele. Questa è l'ingratitudine. Gedeone, questo servo di Dio, fu usato dal Signore per una straordinaria liberazione, vi ricordate la storia? Ma nel proseguo del tempo, che cosa fece il popolo di Israele? Il libro dei Giudici è tutto così. Una volta che c'è stata la liberazione, torniamo a fare esattamente come prima. Quindi si dimenticavano del Signore, si dimenticavano delle sue benedizioni, si dimenticavano del bene che Gedeone aveva fatto nei loro confronti e non mostravano, dice il testo, nessuna gratitudine. Vi ricordate che cosa fece il faraone di Egitto? Quando passò un po' di tempo, è scritto nel libro dell'Esodo che quel faraone non conobbe Giuseppe, ma quel non conobbe Giuseppe, o comunque quello che egli fece, mi sembra strano se noi lo consideriamo su una sua sorta di ignoranza. Perché? Perché gli egiziani erano estremamente meticolosi, un po' come gli ebrei, nel registrare tutto quello che avveniva in Egitto. Quindi mi sembra strano che quel faraone non sapesse cosa Giuseppe aveva fatto. Quel non conobbe Giuseppe è una forma che noi abbiamo nel testo biblico per mostrare la sua ingratitudine. Cioè non tenne conto di tutto il bene che Dio fece all'Egitto per mano di Giuseppe. Questo è l'uomo. E come figlioli di Dio siamo chiamati
non soltanto dire grazie, ma quando ci viene fatto un dono, quando gli altri mostrano amore nei nostri confronti, che cosa dovremmo chiederci? Ma chi sono io per meritarmi tutto questo? Ma chi sono io? Ma merito forse qualcosa? Merito forse qualcosa? Io sono chiamato, ho il dovere di amare, ma non posso avanzare il diritto di essere amato. È importante questo. E me lo insegna il Signore Gesù Cristo. Per chi invece addirittura non soltanto mostra ingratitudine, ma addirittura risponde con il male al bene che viene fatto. Guardate che cosa dice Proverbi 17: il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene. Il male non si allontanerà dalla casa di chi rende male per bene. Io temerei se mi trovassi in questa situazione, perché vado sotto i colpi del giudizio di Dio. Come qualcuno giustamente ha detto, rendere bene per bene è umano. Rendere al male che ci viene fatto, rispondere con il bene è divino, ma rendere male per bene è diabolico. Che cosa disse il Signore Gesù? Che noi non dobbiamo fare del bene soltanto a chi ci fa del bene, ma noi mostriamo la sovrannaturalità della nostra vita a chi ci fa del male. E quindi se noi viviamo di questa consapevolezza, se noi viviamo di questa certezza nella nostra vita, allora non rischieremo mai di diventare degli ingrati, delle persone che non sanno mostrare gratitudine nei confronti degli altri. Non vi siete mai sentiti dire, ad esempio, a me è successo, a me e mia moglie è successo, che cosa hai fatto tu per me? Cosa hai fatto? Magari a persone, a credenti, che si sono curati per tanti anni, che si sono seguiti per tanti anni, dove si è pianto con loro, dove si è riso con loro, dove si è mangiato in casa loro, alla fine ci viene detto: tu cosa hai fatto per me? Come vi sentireste voi? L'ingratitudine fa male, fa molto male. Ma questa è una dimostrazione del fatto che il sistema che ci circonda, che ci avvolge, può fortemente influenzarci. Perché il mondo ci insegna che noi dobbiamo conquistare ciò che noi vogliamo usando tutti i mezzi possibili. E quando ci viene dato qualcosa, ci è molto. Dimentichiamoci di questo pensiero. Il figliuolo di Dio la pensa diversamente, perché il Signore pensa diversamente. Andiamo al settimo attacco: l'irreligioso o l'irreligiosità. Io mi sono un pochino domandato, un pochino interrogato intorno a questo sostantivo, e mi sono chiesto: ma c'è un'influenza negativa quando noi, ad esempio, continuiamo a dire, giustamente, se compreso bene, la religione non salva, no? Perché è solo Cristo che salva. Per noi la parola religione ha assunto un significato negativo. Perché? Perché pensiamo subito alla Chiesa Cattolica, pensiamo all'Islam, pensiamo a tutta quella serie di regole che noi siamo chiamati a seguire per conquistarci il paradiso. Questo è il pensiero sbagliato. Però attenzione, la scrittura mi parla anche della religione pura. In quale libro della Bibbia si parla della religione pura? Giacomo. In Giacomo capitolo 1, versetto 26-27, leggiamo insieme questo testo. Giacomo capitolo 1, versetto 26-27, Giacomo mi parla della religione, ma ovviamente va inteso in che senso? Giacomo 1, 26-27: se uno
pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puri dal mondo. Chi è l'irreligione? È colui che vuole vivere senza regole. Perché la religio, religione, deriva dalla parola religio, che cosa significa religio? Regola. La regola. E anche se è vero, ed è vero, che il seguire con tutte le proprie forze determinate regole non ci porta alla salvezza, perché la salvezza è per grazia, e su questo siamo tutti d'accordo, ma è altresì vero che il figliuolo di Dio è o non è sottoposto a delle regole che Dio sancisce nella sua parola? È vero o non è vero? Allora, nel momento in cui io vengo meno alle regole del Signore, sono, da un punto di vista etimologico, un irreligioso. Cioè, vengo meno alle regole che Dio mi comanda. Perché non sono, come dice l'Apostolo Paolo in Romani 8, sono sotto il regime dello Spirito. Cosa vuol dire il regime dello Spirito? Che ci sono delle regole da seguire. Sono sotto la legge dello Spirito. E allora il fatto di seguire poi successivamente le regole del Signore dimostra ciò che è avvenuto nella mia vita, ovvero la nuova nascita. Ma io sono sottoposto a delle regole, non sono libero di fare quello che voglio. Le regole che Dio mi comanda da un punto di vista etico, da un punto di vista morale, da un punto di vista dottrinale. Invece il sistema mondo che cosa ci insegna? E tu devi vivere come tu vuoi, andando contro ogni legge etica e morale, senza darti delle regole, perché questa è la vera libertà. Ma la vera libertà è questa: io sono libero nel momento in cui seguo il Signore. Io realizzo la libertà in Cristo nel momento in cui seguo le sue regole, i suoi comandamenti. Ecco perché anche questo testo di Giacomo ci deve profondamente parlare. Qual è la religione pura e senza macchia? Che è poi un concetto che approfondirà nel capitolo 2, quando parlerà della fede viva, della fede operante e della fede morta, cioè della fede solo mentale, solo verbale, ma che non è accompagnata dalle opere. Dice soccorrere gli orfani e le vedove, quindi aiutare chi ne ha bisogno. E poi tutto il resto è compreso in questa affermazione: conservarsi puri dal mondo. E quindi in questo conservarsi puri dal mondo possiamo prendere tutte le esortazioni di Paolo e di Pietro, ad esempio, delle loro epistole, che ci esortano a seguire un cammino di fede e di purezza in questo mondo. Questa è la religione che Dio gradisce. Questa è la religione pura e senza macchia. Altrimenti, se si vuole vivere non seguendo le regole del Signore, si è come gli irreligiosi. Il testo biblico è una spada e mi ha colpito profondamente questo. Ha colpito il mio cuore. Ma vogliamo andare oltre. Ottava influenza: l'insensibilità. Come saranno gli uomini negli ultimi tempi? Insensibili. Non mostreranno più nessuna sensibilità. Che cos'è l'essere sensibile? È identificarsi nella sofferenza degli altri. E capisco che non è semplice. Non è semplice. E quando noi, quando siamo di fronte a una sofferenza veramente grande, veramente forte, di qualunque genere, noi sbagliamo quando diciamo io ti capisco. Noi possiamo capire se passiamo nella situazione. Allora li capiamo. Altrimenti non capiamo. È impossibile. L'autore della lettera agli Ebrei dice a proposito del Signore Gesù che lui può simpatizzare con tutte le nostre sofferenze. Perché? Perché lo può fare? Perché c'è passato.
si è incarnato e ha sofferto le sofferenze che non soltanto che un uomo può subire, ma andando oltre ancora. Ecco perché può simpatizzare, ecco perché lui veramente ci può capire. Ma anche se io non capisco, sono chiamato a mostrare sensibilità nei confronti degli altri. Quando purtroppo accade che di fronte a una sofferenza, invece di mostrare la sensibilità dovuta, si mostra il giudizio. E se noi vogliamo uccidere una persona da un punto di vista morale, questa è la strada. Che cosa mostriamo in questo caso? Insensibilità. Mancanza di tatto, mancanza di sensibilità. Il salmista poteva dire: i superbi inventano menzogne contro di me, ma io osservo i tuoi precetti con tutto il cuore, il loro cuore è insensibile come il grasso, ma io mi diletto nella tua legge. E infatti molto spesso l'insensibilità è legata a chi ha un cuore superbo, chi ha un cuore orgoglioso. Il cuore di colui che dice: ah, io in questa situazione non ci capiterò mai, in questo peccato non ci cadrò mai, in questa trappola non ci cadrò mai. E della volta quanto sono importanti le parole di Paolo. Se uno pensa di stare dritto, guardi di non cadere. E quando noi siamo in preda dell'orgoglio, diveniamo insensibili nei confronti degli altri. Ci sono tanti modi per mostrare insensibilità. Ad esempio, quando noi diciamo a un credente, un fratello, una sorella, che pregheremo per loro, e non lo facciamo. Oltre a essere insensibili, siamo anche usati. Oppure che promettiamo di interessarci, di darci da fare, di andare a trovare, e non lo facciamo. Dimostriamo insensibilità. Perché chi è nella sofferenza si aspetta che noi manteniamo le nostre promesse. Perché ha bisogno della vicinanza dei figli di Dio. È vero che ci pensa il Signore. È vero che c'è il Signore, è vero che c'è Lui che consola i loro cuori, ma noi chi siamo? Siamo fratelli e sorelle in Cristo, facciamo parte di una famiglia. Dobbiamo metterci in testa questo. Non siamo oasi isolate, uno per conto suo e l'altro per conto proprio. Siamo una famiglia che è chiamata a mostrare sensibilità reciproca nei confronti delle afflizioni e delle sofferenze degli altri. Perché oggi quel credente può soffrire, un domani io mi posso trovare nella stessa sofferenza o in una sofferenza ancora più grande. E che cosa mi aspetterò? Fratelli e sorelle, liberiamoci da qualunque influenza, anche per quanto concerne questo, del sistema mondo. Non attacco, la slealtà. Negli ultimi giorni gli uomini saranno sleali. Slealtà vuol dire mancanza di onestà, mancanza di correttezza. Nel libro di Malachia leggiamo, e questa è una requisitoria del Signore nei confronti di Israele, Malachia 2,14, per chi vuole seguire. Eppure dite perché? Perché il Signore è testimone, qui si parla del matrimonio, fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie alla quale sei legato da un patto. Terribile quando c'è slealtà a coniugi, all'interno del matrimonio. E la mancanza di correttezza può dimostrarsi in tanti modi. Siamo noi onesti, siamo noi leali con i nostri coniugi, con i nostri figli, con coloro che ci stanno intorno. Siamo leali con i fratelli e le sorelle. Quando noi diciamo una parola, è quella. È quella. Manteniamo le nostre promesse. Manteniamo i nostri giuramenti. Qui si parla del patto matrimoniale con giuramento.
manteniamo le nostre promesse. Se non le manteniamo, siamo sleali, siamo disonesti, siamo scorretti. E il Signore non vuole questo nella nostra vita. Chi è senza il Signore è così. Chi è senza Dio è così. Ma noi non possiamo essere così, perché il mondo ha bisogno di vedere una testimonianza vivente diversa dalla sozzura di questo mondo. Deve farlo un paragone e ci deve dire: perché tu non sei così? Perché non ti comporti come gli altri? Perché non sei sleale come gli altri? Per quale motivo? Perché non sei, ad esempio, un dipendente che dice delle menzogne al proprio datore di lavoro? Può succedere anche questo, no? Io non ho voglia di andare a lavorare, dico che sono ammalato. Slealtà, mancanza di correttezza. Perché non ti comporti come gli altri? Come tutti? Perché vuoi essere la pecora bianca? Il mondo deve vedere questa differenza. Nel libro dei Proverbi leggiamo, capitolo 11, versetto 13, chi va sparlando svela i segreti, ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa. Mi ha colpito questo brano. E qui è legato alla calunnia, non so se ci arriveranno, no, ci arriveremo sì, perché è la prossima. Ma qui si parla anche della calunnia, no? Dice, chi va sparlando svela i segreti. E qui abbiamo una lezione che è molto molto importante, ovvero sapere quando parlare e quando tacere. E non sempre è facile distinguere queste cose. Ovviamente questo sparlare che svela i segreti, che cosa indica? Indica una malignità nel cuore, indica il fatto di voler per forza di cose mettere sotto una cattiva luce l'oggetto della nostra calunnia e della nostra maldicenza. E in questo modo dimostriamo la malvagità del nostro cuore. Ma chi ha lo spirito leale tiene celata la cosa, cioè non mette in cattiva luce quella determinata persona. Questo vuol dire essere leale, questo vuol dire essere onesti ed essere corretti. E per quanto riguarda, prima citavo l'ambiente del lavoro, nell'epistola a Tito Paolo dice: esorti i servi a essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Quale responsabilità abbiamo? Qui parlo più che altro non tanto a chi è padroncino, ma a chi è dipendente. Quale responsabilità abbiamo nei confronti di coloro che ci hanno dato un lavoro, dei nostri datori di lavoro, e che ci osservano? Il mio datore di lavoro può dire nei confronti miei: Andrea è un mio dipendente onesto, è un dipendente corretto, non soltanto fa il suo lavoro, ma non mi deruba, non viene contro di me. Sapete che un dipendente può rubare in tanti modi. Quale atteggiamento noi abbiamo nel nostro ambito lavorativo? Perché, come dicevamo stamattina, per 8 ore devo lavorare, generalmente, qualcuno anche di più. Quindi quelle 8 ore sono chiamato a dare testimonianza, pur lavorando. Pur lavorando. Siamo tutti servitori del Signore, tutti quanti, tutti, negli ambiti in cui Dio ci pone. Allora possiamo noi dire davanti al Signore: sono sempre stato leale, sono sempre stato onesto, sono sempre stato corretto, non soltanto nella Chiesa, non soltanto nel mio ambito familiare, ma anche nel mio posto di lavoro. Posso dirlo? Che veramente tutti quanti possiamo dire sì. E senza tema di smentita, cioè senza che nessuno possa venire a dirci: non è vero, tu qui sei stato disonesto. Che veramente possiamo imparare dal Signore Gesù. Andiamo alla decima influenza, che è la calunnia. Negli ultimi tempi gli uomini saranno calunniatori. Sapete che cos'è la calunnia, vero? La calunnia è diversa dalla maldicenza. La calunnia è il dire una falsità apposita per distruggere la reputazione di una persona.
e io posso metterci anni per costruirmi una reputazione, e con una calunnia mi viene smantellata in un secondo, perché la calunnia è una macchia d'olio che si ingrandisce. E c'è un altro testo che non ho segnato nei miei appunti, ma lo ricordo a memoria, sempre nel libro dei Proverbi, dove è scritto che la calunnia per chi l'ascolta è una ghiottoneria. Non so se ve lo ricordate, questo brano. In che senso è una ghiottoneria? Perché ci piace ascoltarla. Quando c'è qualcuno che mi dice, ma sai che cosa ha combinato quel fratello? Subito pronti ad ascoltare. Quando nel momento in cui veniamo a sapere certe notizie dovremmo piangere. Non a essere quasi contenti che sia capitato quello che è capitato. La calunnia è veramente qualcosa di estremamente doloroso. E il profeta Geremia ne sapeva qualcosa, vero? Nel libro di Geremia, capitolo 9, versetto 4, è scritto: si guardi ciascuno dal suo amico, nessuno si fidi del suo fratello, poiché ogni fratello non fa che ingannare, ogni amico va spargendo calunnie. Mamma mia, in che situazione si trovava questo uomo? Un uomo che era perseguitato, calunniato, era il vero profeta di Dio e gli altri dicevano che era un falso profeta. Cosa ha dovuto sopportare questo uomo di Dio? Io mi identifico in Geremia, non perché ho subito le sue stesse cose, grazie a Dio non le ho subite, ma per la fedeltà che quest'uomo ha manifestato fino al termine della sua vita, nonostante gli attacchi di Satana, nonostante gli attacchi del suo stesso popolo, è rimasto fedele. Ma lui, eccettuato Baruch, non si poteva più fidare di nessuno. Ma ci rendiamo conto? È come essere in una chiesa locale e aver paura di parlare per la paura di essere traditi, di essere calunniati. Ma posso confidarmi con quella persona o non posso confidarmi? È drammatico. E sapete che ci sono dei credenti che non si confidano proprio per questo motivo? Mi è capitato questo nella mia vita, nella mia famiglia, qualcosa di cui mi vergogno. Posso confidarmi? Oppure appena dico questa cosa vengo distrutto dalla fratellanza? Fratelli e sorelle, qui non si parla di menzogna, si parla di verità, ma io vorrei porre la vostra attenzione sull'atteggiamento che noi mostriamo. Attenzione, non sto dicendo che noi il peccato dobbiamo tollerarlo, non sto dicendo questo. Noi sto parlando dell'aiuto che siamo chiamati a darci reciprocamente. Figuriamoci se vuole una calunnia. Se qualcuno, delle volte me lo sono chiesto e l'ho chiesto a mia moglie, se io andassi da una prostituta e la prendo su in macchina perché voglio prendere un caffè con lei, voglio testimoniare a lei, voglio predicare il Vangelo a lei, oppure senza prendere in macchina, torno indietro, rewind, sto con lei, vicino a lei e parlo con lei, c'è un fratello che mi vede, cosa penserà? Siamo onesti, eh? Io sto predicando il Vangelo per la donna. Dice, ma è Andrea veramente quello che sto vedendo? Insieme a una prostituta, a una donna di strada? Sapete che questo era l'atteggiamento farisaico? Guardatelo. Colui che va a mangiare e bere con i pubblicani e le prostitute. Io mi sono identificato, mi sono messo anche dall'altra parte. Se io vedessi Pasquale o Gianmarco, vicino a una prostituta, e stanno predicando il Vangelo, me lo immagino Pasquale, no? Devi vederti dei tuoi peccati, devi convertirti al Signore Gesù. Però io sono lontano, non sento quello che sta dicendo Pasquale, non ci credo. E poi appena ho l'occasione, oh, sai che ho visto Pasquale vicino? Oh, al Pasquale ho rovinato, non va più in giro. Ma noi siamo così. Noi siamo così.
senza attuare la cosa, senza andare a investigare se le cose stanno veramente così. Quando noi sentiamo di una notizia che ci arriva, negativa purtroppo, andiamo ad attuare la cosa, non crediamo subito alla prima voce. Perché molto spesso accade che ci sono delle falsità messe in campo per screditare dei fratelli o delle sorelle. Stiamo attenti. E se è vero quello che ci viene riportato, facciamo quello che noi possiamo per aiutare questo fratello, questa sorella, che magari ha preso delle cantonate. Aiutiamolo per tornare sulla giusta strada. Questo è l'atteggiamento che siamo chiamati a mostrare. Nel Paolo in Colossesi dice: per queste cose viene l'ira di Dio sugli uomini ribelli. E così camminaste un tempo anche voi quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escono di bocca parole scemi. Prima camminavate così, prima vivevate così, adesso devono morire tutte queste cose, deporre completamente. La nostra bocca deve essere uno strumento di giustizia, uno strumento di lode, uno strumento di adorazione, uno strumento di edificazione, uno strumento anche di riprensione quando serve, ma non uno strumento nelle mani di Satana per distruggere. L'Apostolo Giacomo lo dice: l'uomo ha domato ogni cosa, tutti gli animali, ma c'è un elemento che non riesce a domare. Qual è questo elemento? Se non è controllato dallo Spirito Santo, la nostra lingua è un cavallo pazzo, senza briglie, o un carro armato senza colui che lo conduce, che distrugge tutto quello che incontra. Fratelli e sorelle, è col cuore che vi sto dicendo queste cose, che le rivolgo a me. Stiamo attenti a come noi usiamo la nostra lingua. Impariamo dal Signore Gesù. In Proverbi 17 è scritto: il malvagio dà ascolto alle labbra inique, e il bugiardo dà retta alla cattiva lingua. Quindi qui non si parla più di chi fa, ma di chi ascolta. E se io ascolto e mi piace ascoltare labbra inique, che cosa mi dice il testo? Che sono un malvagio e un bugiardo, perché partecipa al suo peccato. Questo dice il testo. Quindi stiamo attenti anche a chi noi ascoltiamo. Perché sapete, quando noi frequentiamo delle cattive compagnie, e purtroppo in queste cattive compagnie ci possono anche essere dei credenti, rischiamo di essere influenzati negativamente. Quindi dobbiamo stare attenti anche a cosa noi ascoltiamo. Undicesimo attacco. Quanto tempo ho ancora? Fino alle 7. Sto facendo il possibile, fratelli, ma 17 cosa che non ci arriva. La mancanza di autocontrollo. Perché sono gli intemperanti. Negli ultimi tempi gli uomini saranno intemperanti. Ovvero la mancanza di autocontrollo. E noi sappiamo che come figlioli di Dio abbiamo veramente bisogno di autocontrollo. L'autocontrollo, sapete, che è una manifestazione del frutto dello Spirito, Galati 5:22, è all'ultimo posto, ma non per importanza. Perché l'autocontrollo ci serve quando noi, ad esempio, in noi viene innescato una miccia di ira, no? Una miccia di collera, l'autocontrollo ci frena. Sto magari per dire una cosa, mi freno e torno indietro e chiedo perdono al Signore se ho pensato a qualcosa di sbagliato. L'autocontrollo è fondamentale. In Proverbi 25 è scritto che l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata prima di mura. Cosa vuol dire? Non ha difese. Prima di mura. E le mura cosa servono? A difendersi dagli attacchi nemici. E l'uomo che non ha autocontrollo è in balia di se stesso. È in balia di se stesso. L'uomo che non ha autocontrollo deve avere paura di se stesso. Perché non ha autocontrollo. E questo vale per quanto riguarda la lingua, come dicevamo prima.
Quando io, la mia lingua è un cavallo pazzo, senza piglie, non ho autocontrollo perché non riesco a frenare la mia lingua. Come qualunque altro sentimento carnale che può nascere, purtroppo, se non sono sottomesso al Signore e alla sua parola. L'Apostolo Pietro poteva dire: voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, e poi va avanti il testo. Però è interessante. L'Apostolo Pietro dice che dobbiamo metterci ogni impegno. Cioè, non è una cosa automatica. Non è che io sono salvato per grazia, boh, fine. È sparito tutto quel, tutto il marciume che mi caratterizzava prima, adesso in automatico. No, no. Pietro mi dice che ci devo mettere ogni impegno, sudare, faticare, per acquisire le virtù che lui mi elenca. Fissare lo sguardo sul Signore Gesù implica fatica, perché vuol dire fare come ha fatto lui, vuol dire pensare come pensava lui, vuol dire agire come agiva lui. Questo vuol dire essere conforme alla sua immagine, e questo implica fatica, implica sudore, soprattutto avere autocontrollo. Quanti coniugi sono in lotta perché non c'è autocontrollo? Quanti fratelli, quante sorelle non si guardano più in faccia perché non c'è stato autocontrollo? Quanti fratelli arrivano 5 minuti dopo che inizia l'incontro e vanno via 5 minuti prima perché non c'è stato autocontrollo? Vedete come è importante, come è importante non lasciarsi influenzare. Cosa ci dice il mondo? Se uno ti mette i piedi sulla pancia, come dicevamo stamattina, tu devi reagire in doppio, devi farti valere, altro che autocontrollo, e sfogati, sfoga quello che hai nel cuore, sfoga la tua rabbia. È quello che ci insegna il Signore? No. Siamo chiamati ad autocontrollarci. E l'unico che lo può fare è il figliuolo di Dio, perché ha in sé lo Spirito Santo, che è uno spirito di, anche tra le altre cose, autocontrollo. Me lo dice proprio l'Apostolo Paolo. Andiamo avanti, 12. Saranno spietati. Cosa vuol dire essere spietati? Mancanza di pietà, mancanza di compassione. Questo è legato all'insensibilità, come noi dicevamo prima. L'Apostolo Giovanni poteva dire: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Rispondetemi. È una domanda interessante quella che fa Giovanni. Come rispondereste voi? Ha ragione o ha torto? Ha ragione Giovanni. Come puoi tu che ti professi il cuore di Dio, dire di amare Dio che non vedi e odiare colui che vedi? Non amare colui che vedi. Mi puoi spiegare questo paradosso? Perché non lo capisco. Mi metto un po' nella testa di Giovanni, no? Di questo anziano servo di Dio. Non la capisco questa cosa. L'unica risposta che io mi posso dare è che non sei un credente. Perché questo è quello che sta dicendo lui, eh? Dice: se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, cioè non ha compassione, non si interessa, non mostra sensibilità, come può l'amore di Dio essere in lui? Non lo dimostra. Ancora, Apostolo Giuda dice: ma voi carissimi, edificando voi stessi nella vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo a vita eterna. E poi dice: abbiate pietà di quelli che sono nel dubbio. Quindi qui si parla di un'altra categoria, di coloro che sono nel dubbio, che non sanno come comportarsi, che possono essere magari dei neofiti nella fede, dei neoconvertiti. Siamo chiamati ad avere pietà, ad avere compassione di questi cari, di questi figuri di Dio.
oppure mostrando insensibilità. Sapete, io nella mia esperienza, ringrazio il Signore veramente per avermi sostenuto e per avermi curato, non c'è stato proprio un fratello che mi seguisse quando mi sono convertito. E di questo me ne adoro, perché è come se ci fosse un buco nella mia esperienza di cristiano. Grazie a Dio il Signore è intervenuto, il Signore ha agito. Ma questo mi ha insegnato una cosa. Andrea, quando c'è qualcuno che si converte, o mediante te o mediante qualcun altro, fai tutto il possibile perché questo neoconvertito divenga un servo del Signore. Già lo è servo del Signore, ma deve crescere in maturità. Fai il possibile. Non è un compito solo degli anziani della Chiesa questo, eh? È un compito di tutti quanti. Quando un neoconvertito vede una chiesa che si interessa, che si poglia, che lo segue, perché è chiamato a servire il Signore. E questo neoconvertito può avere dei dubbi, può avere delle difficoltà. Come ci comportiamo noi nei suoi confronti? Diciamo, tanto ci pensano gli anziani? Oppure anche noi facciamo la nostra parte per aiutare questo maschio o femmina che sia, questo neoconvertito a crescere nella saggezza del Signore. 13, dai, che forse ce la facciamo. Essere senza amore per il bene. Saranno senza amore per il bene, ci dice l'Apostolo Paolo. E questo che cosa significa? Che non si ama il bene, ma si ama il male. Un figliuolo di Dio può arrivare a questo. È nel momento in cui non si ubbidisce al Signore, nel momento in cui non si ubbidisce, come dicevamo prima, alle sue regole, che cosa dimostriamo? Che amiamo la sua parola? O che amiamo il peccato? Io voglio essere franco con voi, come voglio essere franco con me stesso, non voglio girarmi intorno alle parole. Se noi diciamo che amiamo il Signore, che amiamo la sua parola, questo, in che modo possiamo dimostrarlo? I nostri figli come ci dimostrano l'amore nei nostri confronti? Solo quando ci dicono papà, mamma, vi voglio bene? Sì, siamo contenti quando questo ci viene detto. Ma se poi questo figlio mi continua a far tribolare, mi continua a far piangere, mi disubbidisce, sta dimostrando di amarmi? Cosa dice il Signore nel libro di Malachia, capitolo 1? Se voi mi chiamate Signore, se voi mi chiamate Padre, ma dov'è l'onore che mi è dovuto? Ma dov'è la vostra obbedienza? Ma dov'è la vostra fedeltà? Questo è quello che il Signore sta dicendo ora, in questo momento, a me. Andrea, tu dici di amarmi, ma dov'è la tua fedeltà? C'è la tua fedeltà? C'è la tua obbedienza? Io posso rispondere a questa domanda perché mi conosco, come voi mi conoscete. C'è la nostra fedeltà. Dimostriamo di amare il Signore. E se così non è, dimostriamo, anche in questo caso il mondo ha colpito, di essere senza amore per il bene. Perché ciò che è bene non è quello che pensiamo noi. Ciò che è bene è ciò che è bene per il Signore. E ciò che è bene per il Signore ci è stato rivelato pienamente nella sua parola. Numero 14. Il tradimento. Saranno i traditori. Fratelli e sorelle, questo mi ha scheggiato il cuore. Possiamo noi tradire il Signore? Arrivare a tradire il Signore. Nel libro di Geremia è scritto: infatti la casa di Israele e la casa di Giuda mi hanno tradito. Rinnegano il Signore e dicono: non esiste, nessun male ci verrà addosso, noi non vedremo spada né fame, i profeti non sono che vento, nessuno parla in essi, quel che minacciano sia fatto a loro. In questo caso che cosa implica il tradimento? Appunto, come si diceva prima, la disobbedienza alla sua parola. Dio ha fiducia di me. L'Apostolo Paolo dice che noi siamo gli amministratori, prima Corinzi 4, della svariata grazia di Dio. È come se abbiamo a che fare con la, come possiamo dire, con il personaggio più ricco che ci sia, il Signore,
che ci consegna le sue ricchezze e ci dice: adesso ve le devo amministrare. Voi dareste i vostri beni in mano a un amministratore che più volte vi ha tradito? Penso proprio di no. Il Signore vuole consegnarci le sue ricchezze. Ma che cosa dice però anche Paolo sempre in quel versetto? Che cosa deve dimostrare l'amministratore? La fedeltà. È richiesto a ogni amministratore che sia trovato fedele dal Signore. Quindi quando io tradisco il Signore, io non sto parlando del rinnegamento, non sto parlando di questo, sto parlando del tradire la fiducia del Signore. Quando Lui si aspetta qualcosa da me e io vengo meno a questo qualcosa, l'ho tradito. Ho tradito la sua fiducia. Questa è una cosa di sconfortante. Perché il Signore da chi può aspettarsi un'obbedienza se non dalla sua Chiesa? Se lo può aspettare da un ente l'obbedienza, ma è solo dai suoi figlioli che se lo può aspettare. E non dobbiamo dimenticarci che un uomo di disobbedienza è un tradimento nei confronti del Signore. Non dobbiamo sottovalutare quelle che possono essere le nostre cose. Certo, possiamo tornare indietro, ravvedersi del nostro peccato, chiedere a Lui di perdonarci, ed Egli lo farà, e grazie a Dio che lo farà. Grazie a Dio, perché se fosse per me non perdonerei neanche me stesso. Grazie a Dio che mi perdona, che mi ridà la sua fiducia. Ma io devo essere pronto a seguire la strada dell'umiliazione quando questo accade. Non è una cosa da poco. 15. La mancanza di intelligenza spirituale. Torniamo un attimo al brano, ormai stiamo andando verso la conclusione. Secondo Timoteo 3:1. Sconsiderati, ovvero, io l'ho compresa in questo modo, la mancanza di intelligenza spirituale, come dire insensati, sconsiderati, pazzi, folli, insensati. E mi sono chiesto, un credente, un figliolo di Dio può essere un insensato? Eh sì, anche perché andiamo soltanto nel terzo capitolo della lettera ai Galati, per tre volte Paolo chiama i Galati insensati. Oh, lo so. Perché per quanto riguardava loro, volevano, non, i giudaizzanti volevano mettere sullo stesso piano legge e grazia. Ma ci sono tanti modi per dimostrare insensatezza. Persino Asaf. Asaf è un salmista straordinario, ma ad un certo punto nel Salmo 73 dice: quando il mio cuore era amareggiato, io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza, io ero di fronte a te come una bestia. Perché Asaf si esprime in questo modo? Perché Asaf aveva un grande dubbio nella sua testa, o una domanda che gli girava nel cervello: perché mi prospera? E perché è giusto soccombere? Signore, non riesco a capire. E ad un certo punto è arrivato, lo dice lui stesso, lo ammette, a uno stato di follia spirituale. Non riusciva più a ragionare da un punto di vista lucido. E allora va davanti al Signore. E nel momento in cui il Signore gli rivela veramente ciò che è il destino del giusto e ciò che è la fine dell'empio, allora Asaf dice: Signore, finalmente ho capito. Ma fino a quel momento Asaf si trovava veramente in un triste stato spirituale. Siamo sempre caratterizzati da una sana intelligenza. Sappiamo sempre cosa fare. Sappiamo sempre che scelta prendere, che decisione prendere per glorificare il nome del Signore. Il punto 16 lo salto perché ne abbiamo già parlato diffusamente, che è l'orgoglio. Gli orgogliosi, quando abbiamo parlato di superbi e via dicendo. Arriviamo all'ultimo punto, che è darsi ai propri piaceri carnali. Mi spiace che non abbiamo il tempo di approfondire questo punto, ma è l'ultimo punto, ma è molto molto importante. Quando si dà sfogo ai propri istinti, quando si dà sfogo ai propri piaceri,
disinteressandosi di tutto e di tutti. La frase triste, è vero, che probabilmente noi abbiamo sentito più volte: so di sbagliare, ma voglio sbagliare. Voglio dare sfogo a quelli che sono i piaceri della vita. In Proverbi 23 leggiamo: figlio mio, dammi il tuo cuore e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. In che cosa noi dobbiamo trovare piacere? Trovare piacere nella parola del Signore, nelle vie del Signore. E arriviamo a quello che è un esempio emblematico che abbiamo nella lettera agli Ebrei, ad esempio quando si tratta di Mosè, quando è scritto: per fede Mosè, fatto su grande, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Mosè poteva godere di tutti i piaceri, era figlio della figlia del faraone, praticamente l'Egitto era i suoi figli, ma abbandonò tutto pur di seguire il Signore. Gli istinti carnali ci possono ancora essere, i piaceri carnali sono sempre lì pronti a solleticarci. Saremo noi pronti a debellare, a sconfiggere queste influenze che ci arrivano dal mondo? In questo modo, fratelli e sorelle, non saremo più, non ho più il tempo, vi dico l'ultimo punto, che è l'apparenza, ma non saremo più o non dimostreremo apparenza, un modo esteriore di essere, quando in realtà non siamo. È drammatico, vero, quando il Signore dice alla chiesa di Sardi: tu hai fama di vivere, ma sei morto. Fratelli e sorelle, essere dei figlioli di Dio, dei nati di nuovo, implica mostrare genuinità, sincerità di cuore, dicendo no a tutti questi attacchi che ci provengono dall'esterno. Non soltanto, che ci possono provenire anche dall'interno. Perché Paolo mi parla di coloro che hanno innegato la potenza della verità, ma ne hanno l'apparenza. Quello che dico sempre, io non so se voi potete essere d'accordo con me, è una conclusione a cui sono arrivato io. I personaggi più pericolosi che noi possiamo incontrare sul nostro cammino non sono gli empi nel senso classico del termine, ma i falsi credenti, coloro che hanno fatto professione di fede, ma in realtà non lo sono mai stati. Perché sono i personaggi più pericolosi? Perché entrano nelle chiese e rischiano di fare dei grandi danni. Fratelli e sorelle, io concludo qui e chiedo perdono se sono andato oltre col tempo. Ma la mia preghiera è che veramente tutti quanti possiamo vincere le nostre battaglie. Perché nel momento in cui noi torneremo alle nostre case e il giorno dopo, se Dio ce lo vorrà donare, torneremo sui nostri posti di lavoro a riprendere il nostro iter quotidiano, dovremo affrontare tutte queste influenze. Chiediamo a Dio l'aiuto e la forza di poter uscire sempre vincitori dai nostri combattimenti, non soltanto per la nostra crescita, ma per dare gloria e onore al nostro Dio. Amen. Amen. Vuoi dire qualcosa dei libri, Andrea? Sì, li volevo semplicemente dire, io ho provato poche copie, però chiunque volesse dei miei commentari che non sono qui, oppure se si esauriscono le copie, c'è un foglio dove mi potete segnare i commentari che volete e poi magari verranno spediti o a Pasquale, così come pacco unico che poi lui distribuirà a voi. Ringraziamo il Signore per la sua parola e questa